compagnia di Mario Leone del Movimento Federalista Europeo, qui a questo convegno organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere. Beh, parliamo, diciamo, facendo un piccolo cenno a un momento di cronaca, la visita del presidente Matteo Renzi a Ventotene, che ha visto appunto accoglierlo lì sul luogo alcuni consociati appunto del Movimento Federalista. Ecco, commentiamo questa visita e anche alcune parole che ha detto il ministro Mario Leone. Come ti è sembrata? Beh, innanzitutto Ventotene rappresenta per il federalismo europeo una sorta di Mecca laica, quindi è lì dove è nato il concetto moderno di Europa, grazie al manifesto di Ventotene scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Quindi la visita, per la prima volta di un capo di governo italiano a Ventotene, è sicuramente un motivo d'orgoglio per i federalisti europei ed è un atto di riconoscimento per l'opera di Spinelli e di Ernesto Rossi e di tanti altri confinati durante il regime fascista sull'isola di Ventotene dal 40-41 e in avanti. E, indubbiamente è un momento importante perché viene da un impegno preso dall'Italia, quello di continuare nella battaglia per la costruzione degli Stati Uniti d'Europa. Si dice anche che comunque questo impegno poi debba anche concretizzarsi, non basarsi soltanto sulle parole, ma debba poi passare ai fatti. L'Europa in questo momento ha bisogno di fatti e ha bisogno anche di parole comunque importanti. L'impegno preso da questo governo è anche quello di costruire una classe dirigente europea del futuro attraverso una riqualificazione, un recupero anche non solo dell'idea del manifesto di Ventotene, quindi del concetto della teoria, ma anche di attivare un sistema, una costruzione e un'edificazione diversa nelle coscienze dei cittadini europei, con appunto la riqualificazione del carcere borbonico di Santo Stefano, che molto probabilmente, grazie a questo stanziamento annunciato dal Presidente del Consiglio Renzi, saranno 80 milioni di euro investiti sulla cultura e la formazione europea. Sì, questo carcere verrà ristrutturato, pare che anche il sindaco sia riuscito all'ultimo momento ad ottenere un po' di più, perché erano 50, poi 380, e, diciamo, per la formazione europea. Però resta il fatto che è uno stato attuale delle cose, con tutta una serie di importanti membri dell'Unione Europea che dichiarano di voler sospendere l'applicazione di Schengen, dei trattati di Schengen. Ecco, insomma, la situazione è della diciamo progressiva e auspicata per molti, per noi, integrazione e formazione di questo soggetto unico che sarebbe dovuto essere stato l'Europa, è una situazione un po' drammatica, perché soprattutto pressata da questa ondata, diciamo, quello che ha dato il là a queste in qualche modo retrocedere è stata proprio questa ondata di immigrazione, quindi diciamo poi tutto un portato da situazioni geopolitiche drammatiche che sono dislocate nel mondo. Come si fa a invertire? Come si fa a programmare, diciamo, e progredire verso il soggetto unico nel momento in cui pare appunto che alcuni vogliono invece recedere verso ambiti nazionali? No, bisogna partire dall'origine. Allora, quando Spinelli ha fatto una battaglia per la costruzione degli Stati in Europa, ha fatto una battaglia a 360 gradi. La sua intenzione era quella di costruire un'Europa democratica basata con delle strutture democratiche, quindi un Parlamento europeo, una Commissione europea, un Consiglio che ovviamente avessero dei poteri effettivi, reali, non solo un'Europa basata sulla moneta, perché anche la moneta è il risultato di un processo di avvicinamento delle economie attraverso le varie fasi dell'unione economica e monetaria, che poi è rimasta solo monetaria. Ecco, Spinelli invece auspicava la costruzione di uno Stato sul modello americano, sul modello degli Stati Uniti d'America, quindi sulla base della Costituzione federale della fine del Settecento, che ancora oggi è la Costituzione sulla quale si regge l'impianto democratico degli Stati Uniti. Ebbene, noi abbiamo costruito in un'Europa zoppa, quindi se oggi si parla di fallimento si parla di
fallimento di un certo modo di intendere l'Europa, che non è quella che ovviamente i federalisti europei vorrebbero creare, cioè un'Europa basata, ripeto, su delle istituzioni democratiche e capaci di agire. Quello che manca è una vera governance economica, quindi non si può creare la moneta senza avere un controllo a livello superiore, sovranazionale, dell'economia. Non si può parlare di democrazia europea se al centro non c'è un Parlamento europeo che, ripeto, è l'unico organo democratico eletto a suffragio universale diretto attualmente, che non ha poteri effettivi legislativi. Quindi se il potere resta in mano ai governi nazionali attraverso la combinazione del Consiglio, quindi attraverso la combinazione di intese, quindi di avvicinamento di intenzioni tra i capi di Stato e di governo, questa Europa continuerà a zoppicare. Si deve passare da un metodo intergovernativo, qual è quello che fino ad oggi ha dominato la scena politica europea, a un metodo costituente. Bisogna redigere, così come è stato fatto nel 2004, purtroppo bocciato a causa del referendum francese, bisogna redigere una carta costituzionale europea. È fondante la carta costituzionale, senza di quella si andrà avanti sempre per accordi che riguardano situazioni parziali, situazioni comunque limitate della vita politica e della vita anche di cittadini europei. Quindi l'auspicio è che si possa costruire un'Europa, gli Stati Uniti d'Europa, ma basandosi su una costruzione realmente su basi federali, quindi attuando anche un principio essenziale, qual è quello del federalismo, cioè il principio di sussidiarietà. E senza queste garanzie è ovvio che avremo sempre un'Europa zoppicante, perché davanti alle crisi, per esempio con la crisi dei debiti sovrani, quindi la crisi scoppiata negli Stati Uniti da finanziaria si è trasformata in economica nel 2007-2008, è arrivata in Europa, abbiamo avuto fortunatamente un'istituzione federale qual è la Banca Centrale Europea, che ha reagito anche con metodi non convenzionali immettendo liquidità e stabilizzando i tassi di interesse. Però dall'altra parte, oggi lo vediamo, non abbiamo la stessa capacità di reazione comune, anzi unica direi, di fronte al problema dell'immigrazione, e mettiamo in discussione quei diritti che abbiamo acquisito, e questo è l'errore più grave. Quindi laddove c'è una mancanza dobbiamo andare avanti e cercare di fare la stessa cosa che abbiamo fatto e abbiamo deciso di fare con la moneta, cioè la creazione di un'entità federale, quella della Banca Centrale Europea. Ebbene, creiamo un'entità federale della politica estera, creiamo un'entità federale dell'esercito, quindi un esercito comune e europeo. Quindi diciamo la prospettiva è quella di avvicinarsi a un ideale transnazionale e non internazionale, in cui praticamente quando si va in Europa non si dovrebbe andare a parlare per il proprio paese ma per il soggetto europeo. Questa insomma è una cosa che speriamo maturi presto. Nel frattempo grazie a Mario Leone e buon convegno. Grazie.